Buonasera, ben trovati al TG web di 0766news.it, edizione di giovedì 26 maggio, che apriamo parlando ancora della polemica tra il Partito Democratico e l'amministrazione comunale per quanto concerne civile e vecchie infrastrutture, in particolare il provvedimento disciplinare applicato ad un dipendente della municipalizzata che qualche giorno fa aveva reso pubblico le difficoltà, soprattutto a livello strutturale, in cui sono costretti a svolgere il proprio compito i dipendenti della municipalizzata, perché questa mattina è arrivata la controreplica della segreteria del Partito Democratico dopo l'attacco del primo cittadino che in sostanza aveva ricordato quanto accaduto negli anni precedenti, puntando il dito sull'enorme disavanzo in termini economici determinato appunto dalle municipalizzate. Partito Democratico che ha attaccato nuovamente la giunta facendo presente al primo cittadino che la sua risposta si è praticamente risolta nelle consuete risposte che questa amministrazione comunale sa dare agli attacchi dell'opposizione. In sostanza il Partito Democratico evidenzia come sia una risposta che non contenga nulla se non i soliti attacchi alle precedenti giunte, ma che soprattutto non ci siano risposte a quelli che poi sono stati gli interrogativi posti dalla forza politica di opposizione, in particolare, ricordiamolo, l'attacco all'amministrazione comunale, rea di aver adottato un provvedimento per zittire, un provvedimento politico nei confronti del dipendente. Parliamo di acqua perché nel piano triennale delle opere approvato in Consiglio Comunale 2 giorni fa c'è anche una voce che fa riferimento all'endemico problema dell'acqua e quindi dei rifornimenti idrici, soprattutto nel periodo estivo. Il consigliere comunale Floccari in una nota ricorda come la giunta sia appunto al lavoro per risolvere questo problema, che sia soprattutto lavorando affinché questa estate non sia purtroppo come quella passata, in cui di problemi ce ne sono stati veramente, veramente tanti. Restiamo in ambito politico, di amministrazione, parliamo dello stadio Fattori, altro tema scottante di questa estate, perché è arrivata anche qui una nota da parte del Pincio, in particolare dell'assessore allo sport Lucernoni, che in sostanza ha confermato i dubbi che avevamo espresso anche noi nei precedenti giorni sulla possibile mancato rinnovo della deroga per la struttura di via Attilio Bandiera. Questo la nota di Palazzo del Pincio, che conferma appunto come da parte della Lega Nazionale dilettanti difficilmente arriverà questa deroga, e quindi il problema dell'impianto comunale si riproporrà per le due formazioni. Parliamo di Civitavecchia Calcio e Compagnia Portuale, che sono adesso alle prese con un problema scottante come quello dello Stadio Fattori, in attesa ovviamente del tanto atteso, mi perdonerete il gioco di parole, tanto atteso bando che intanto tarda ad arrivare. Parliamo invece di cronaca sicuramente più spicciola, ma non meno importante, interventi da parte di Palazzo del Pincio a lungomare da On the Revel per la sistemazione di alcune panchine, opera che proseguirà nei prossimi giorni, da come fanno capire da Palazzo del Pincio, per sistemare quello che purtroppo, rivediamolo, è uno dei problemi più grossi della nostra città, quello che è spesso oggetto delle particolari attenzioni da parte dei vandali. E chiudiamo
questa edizione del nostro TG Web parlando di sport, in particolare di pallavolo, perché sembra vicino l'addio di Fabio Cristini alla panchina della Enel ASP Civitavecchia per motivi personali. Il tecnico che ha condotto alla salvezza insperata la formazione rosso-blu molto probabilmente si trasferirà nella capitale, quindi diventerà quasi impossibile seguire la squadra dal punto di vista tecnico. Se a questo aggiungiamo poi che il prossimo anno sarà un campionato ancora più difficile, ricordiamolo, la riforma dei tornei con la Serie B nazionale che implicherà sicuramente un costo maggiore, ma soprattutto implicherà la necessità di allestire una squadra più competitiva che possa puntare alla salvezza. Questa sera si svolgerà la tanto attesa assemblea straordinaria in casa ASP, in cui saranno un po' dettate le linee da seguire da qui ai prossimi mesi. L'intenzione è quella ovviamente di mantenere il titolo nel caso in cui ve ne siano le condizioni, soprattutto dal punto di vista economico. Se questo non fosse possibile, non è da escludere che la società Civitavecchiese possa optare per la cessione del titolo e ripartire dalla Serie C regionale. Staremo a vedere, sarà un'estate sicuramente calda sul fronte ASP, sarebbe però sicuramente una grave perdita lasciare il campionato di Serie D, ma tutto dipenderà poi dal possibile arrivo di sponsor che possano appunto supportare questo difficile e dispendioso campionato. Parliamo di calcio e calciomercato perché il Santa Marinella, che aspetta di conoscere la possibile ripescaggio, bisognerà attendere luglio inoltrato, intanto piazza un colpo per quanto riguarda l'organigramma, perché all'interno della società rosso-blu è entrato Paolo Di Martino, che ormai da un paio di stagioni guidava la Santa Marinellese, e come avevamo accennato proprio 2 edizioni fa, parlando di possibili stravolgimenti diciamo in riva al Tirreno. Nella perla del Tirreno non siamo stati smentiti, c'è l'arrivo di Paolo Di Martino al Santa Marinella, probabilmente la panchina della formazione rosso-blu sarà affidata a Nicola Salipante, che quest'anno ha condotto la Santa Marinellese in prima categoria. Staremo a vedere, e sempre attenzione a quello che succederà a Santa Severa, perché potrebbe esserci alla fine anche un accordo con la società Santa Severina per il prossimo campionato di promozione, nel caso in cui non dovesse arrivare appunto il ripescaggio. Insomma, grossi movimenti nella perla del Tirreno. Un breve sguardo anche qua a Civitavecchia, tutto fermo in casa Civitavecchia e CPC. Se ne riparlerà a fine mese, agli inizi del prossimo mese di giugno. Staremo a vedere sicuramente le due formazioni. E soprattutto i direttori sportivi sono all'opera alla ricerca di rinforzi in vista del prossimo campionato di eccellenza. Per questa sera è davvero tutto. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi lascio alla nostra programmazione notturna. Grazie, l'appuntamento è come sempre domani qui sul nostra web TV. Thank you.